messa come emblema e come, ringraziando anche il nuovo direttore del Museo di Pessimo che ha voluto mantenerla ancora qui successivamente, proprio per creare un collegamento. E vi dirò che comunque sin dall'inizio, anche nella mostra milanese, noi abbiamo cercato di dare molto spazio, soprattutto per, anche per la parte non visibile, perché vengono da Pompei e quelle sono quasi uniche e eccezionali, ma anche per la parte che riguarda il mondo greco, con le ceramiche, con i vasi sia greci che italiani, abbiamo cercato di privilegiare tutte le testimonianze che ci sono servite per illustrare questo percorso teorico di questa mostra, utilizzando vasi che venivano dai musei della Campania, perché sia andando a Milano sia nel riproporla qui, è vero che abbiamo chiesto anche pezzi esterni, però la gran parte abbiamo voluto privilegiare la Campania e l'Italia meridionale, proprio per dare, come dire, un senso di rivitalizzazione, per cercare un circuito, perché io spero, e noi tutti speriamo, che creare, come dire, delle punte di diamante per attrarre deve essere il ragionamento per cominciare a cercare a creare dei circuiti e dei percorsi che si muovono per tutto questo territorio campano e dell'Italia meridionale. Io credo che abbiamo un patrimonio eccezionale e dobbiamo lavorare tutti insieme, perché questo mi sembra che sia la sfida che ci attende. Quindi,